Nicola Di Matteo, posso già chiamarla presidente del Chieti? Sì, sì, sicuro, farò il presidente del Chieti. Una cosa importante, presidente, la squadra si è iscritta, giusto? Sì, sì, è iscritto, però fino alle ore 14 non sappiamo ancora niente, però si è iscritta e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, credo tutto a posto. Ieri ha avuto modo di conoscere anche un po' così, seppure in maniera provvisoria, diciamo così, l'ambiente caldo del Chieti. Qui si attendono molto da lei, sono molto ambiziosi, la piazza è molto ambiziosa, ma anche lo è lei, credo, no? Sì, sì, ieri mi hanno accolto con un applauso, diciamo, di quello che abbiamo fatto, diciamo che poi sinceramente sono, non arrivavo, per quello che ho capito col dottor Sera non ce la faceva e il Chieti sicuramente oggi non si iscrive neanche in Serie D. Quindi ambizioni grandi anche da subito? Ambizioni grandi ci sono, perché a vincere è sempre difficile, però ci proveremo sicuramente di fare un ottimo campionato e se riusciamo anche ad arrivare a fare la Lega Pro, che è la categoria, diciamo, che ho sempre fatto la Lega Pro. Alcune figure dirigenziali sono state già scelte, direttore sportivo e direttore generale, manca l'ufficialità dell'allenatore. Chi sarà? Ignoffo? L'allenatore sarà Ignoffo e il direttore generale, come sapete, Adelmo Berardo, il direttore sportivo è Michele Ciccone e poi dopo ci dobbiamo organizzare con altri, diciamo, team manager e altre persone intorno per cercare di creare uno staff importante per il Chieti. E naturalmente ci saranno dei nuovi calciatori. Ma sicuramente qualcuno è rimasto, 3 o 4, adesso stiamo facendo una squadra, diciamo, che poi adesso siamo un po' in ritardo, sicuramente sarà un po' più difficile cercare dei ragazzi, che poi la maggior parte dei ragazzi bisogna prendere quelli under, su quello più importante che li trovo bravi, diciamo, forti, altrimenti gli under è obbligatorio farli giocare e stiamo cercando di trovarli, qualcosa abbiamo fatto. Perché Chieti e non un'altra piazza? Che cosa l'ha convinto? Ma Chieti mi ha convinto tramite amici che conosco, mi ha detto una grande piazza, fai calci a Chieti, sicuramente ti divertirai e poi fai delle grandi cose. In bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti e arrivederci, un bocca al lupo anche per voi, che cerchiamo di far bene e siete contenti.